Sono anche questi grandi eventi, perché i 60 anni di un fumetto sono un avvenimento, se ne parla per la prima volta. Quest'anno ricorrono altri due anniversari, gli 80 anni di Topolino come cortometraggio e a dicembre i 100 anni del Corriere dei Piccoli. Anche illustri politici leggono le avventure del pistolero americano nato dalla fantasia di Gianluigi Monelli. Cofferati nella sua libreria tiene in bella mostra tutta la raccolta, lo legge Maroni e Bordon ha chiamato Willer il proprio figlio. La prima uscita risale al 30 settembre 1948. Chi è Tex? Da giovane un mandriano che ha avuto come inseparabile amico il suo cavallo Dinamite. La sua storia si svolge tra il 1850 e il 1855. Sposa un'indiana e diventa acqua della notte, suo figlio piccolo falco chiamato Kit, per far piacere al suo pard Kit Carson, capelli d'argento. Con l'indiano Tiger Jack combattono i malvagi e gli assassini. Anche il giornale del Vaticano, l'Osservatore Romano, ne ha ricordato l'anniversario, vedendo nel Rangers una persona retta e dedicata alla famiglia. Roberto Benigni lo ha paragonato a Di Pietro. Ricorrono i 60 anni dalla nascita del fumetto Tex Willer, un fumetto che ancora oggi si legge, mentre altri come Pecos Bill, Black Macigno non si trovano più. Ecco, cos'è che spinge a leggere Tex Willer? Quale particolarità? Sì, 60 anni, ricordo la prima striscia, il primo albo a strisce è uscito il 30 settembre del 48. E allora tutti i fumetti erano a strisce, se li ricorderanno, gli appassionati se li ricordano. Poi assunsero quel formato che ora è il formato cosiddetto Bonelli. Bonelli fu creato da Gianluigi Bonelli, che non aveva ancora però questa casa editrice, si chiamava Audace, e il primo disegnatore fu Galeppini. E Tex, nonostante ora sia stato l'unico rimasto, perché 60 anni, giustamente come ha detto lei, nessuno li ha fatti, né Capitan Mickey, né Grande Black, né Chinova, né Pecos Bill, che erano tutti fumetti celebri allora, ma che poi morirono, perché diciamo che Tex non fu apprezzato subito dall'inizio, ma aveva qualcosa in più. E fu, ricordavo poco fa, che mentre Tex vendeva dalle 60-70 mila copie, e Capitan Mickey ne vendeva 180 mila. Qualcosa veramente di straordinario. Ecco, cosa potrebbe rappresentare oggi un Tex Willer? Beh, oggi, direi Tex agiva non in nome della legge, ma della giustizia e del buonsenso, che era una cosa diversa. Certo, sarebbe bello ora avere, non so, se una mattina in un paese che non dico compariva questo Tex Willer a mettere le cose a posto, sarebbe veramente eccezionale. Penso che l'applaudiremmo tutti.